Che caldo che c'è oggi! Oh, papà! Ciao, come ti va? Stai lavorando sodo, vero, figliolo? Con questo caldo devo continuamente innaffiare i campi. È un lavoro duro, sai. Ah, papà, ciao! Lavori sodo anche tu, vero? Sì. Sai, con questo caldo il lago si è prosciugato e così dobbiamo andare giù al fiume quando ci serve l'acqua. Tutti i giorni. Oh, la terra è tanta e l'acqua non basta mai. Ah, se avessimo un po' di pioggia. Trasporta il doppio di acqua rispetto a me. E quando viene la sera è così stanco che si addormenta come un sasso. La mamma è un po' preoccupata e ha voluto che io venissi a vedere come te la cavi. Temeva che tu avessi bisogno di qualcosa, se posso esservi d'aiuto in qualche modo. No, grazie, papà. Mio marito è un grande lavoratore e non posso lamentarmi. Solo che... Solo cosa? Se fosse possibile, vorrei tanto che venisse la pioggia, tutto qui. Magari. Oh Dio, ti prego, fallo per mia figlia. Dacci la pioggia. Papà, il tuo letto è pronto. Presto, vieni a dormire. Oh, piove! Piove! Sta piovendo! Guarda, è meraviglioso, finalmente! Piove, finalmente piove! Sono molto contento. È bella la pioggia, però potrebbe anche smettere adesso. Anche questa maledizione! Anche questa, non ne posso più di queste stupidi fasi! Non ce n'è uno decente! Maledizione, accidenti! Accidenti, accidenti! Caro, questo è asciutto, guarda! No, non va bene, maledizione! È inutile, inutile, inutile! Non ce n'è uno buono, come faccio? È inutile farne ancora, inutile, inutile! Caro, fermati! Oh, papà, sei qui! Che cosa c'è che non va? È la pioggia. La pioggia? Questa pioggia continua impedisce ai vasi di argilla di seccarsi. Oh. Noi non abbiamo il forno, quindi senza il calore del sole è impossibile lavorare. Oh, ma ti stai bagnando tutto, papà. Vieni, entra in casa. Va bene.
Maledizione, la bottiglia è vuota. Possibile che non ci sia mai vino? Papà, salve, come va? Sei arrivato al momento giusto. Vieni, accomodati. Potremo bere un goccetto in compagnia. Cosa ne dici? Papà non beve, caro, lo sai bene. Vado a prendere una bottiglia per te. Bevo sempre quando piove. Con tutta questa pioggia i miei vasi non si asciugano, capisci? E io per ingannare l'attesa, allora... Capisco. Per favore, caro, non bere tanto. La mamma ha voluto che venissi a vedere come stai. Sembra che tu stia attraversando un periodo difficile, vero? Oh no, papà. Non devi preoccuparti di mio marito. È un uomo gentile e un bravissimo vasaio. Ma non può fare nulla contro la pioggia. Quando continua a piovere, beve sempre così perché... la pioggia è il peggior nemico dei vasai. Forse stai pensando male di lui, ma non credere che sia un ubriacone. Oh, come vorrei che smettesse di piovere. Oh, era molto buono, grazie. È già molto tardi, papà. Sarà meglio che ti fermi a dormire qui stanotte. Vado a prepararti il letto. Torno subito. Aspettami. Ti ringrazio molto. Oh, caro, avrai freddo se starai qui. Oddio, per mia figlia. Ti prego, fa che smetta di piovere. Fa che torni il sole. Il sole! Il sole! È uscito il sole! Oh, venite tutti! Guarda, caro! Hai visto il sole? È vero, sì! Che bella giornata, che bella! Oh, finalmente! Cominciamo subito a lavorare. Vieni, andiamo a prendere l'argilla! Andiamo! Oh, che bello, finalmente! Guarda com'è grossa questa zucca. Papà, guarda com'è bello questo vaso. Oh, che bel vaso. Oh, che bella zucca. Bene, care figliole, sono proprio contento per voi. È tutto merito tuo, papà. Sai, mio marito sostiene che papà è il nostro salvatore. Da quando lui è arrivato qui, piove spesso. Così il nostro raccolto sta crescendo a meraviglia. Davvero non potremmo essere più contenti di così, sorella mia. Oh, sai, è la stessa cosa anche per noi. Mio marito dice che da quando papà sta qui c'è sempre il sole e i nostri vasi si asciugano prestissimo. Se continua così, potremo lavorare bene e produrre molto. Oh, no, ma cosa ti salta in mente? Pioggia, deve esserci tanta pioggia! No, sole! Deve esserci sempre il sole, hai capito? Abbiamo bisogno di pioggia! No, di sole! Deve piovere! Sole! Pioggia, pioggia, sempre pioggia! Sempre il sole, ho detto! Che ostinata! Senti chi parla! Basta, smettetela! Oh, papà! Sì, hai ragione. Che cosa volete che faccia, allora? Naturalmente vorrei aiutarvi, ma... pregando per voi non posso chiedere due cose completamente differenti contemporaneamente, capite? Che cosa dovrei fare allora? E allora, cosa avete deciso?